Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa simpaticissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia fluo. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato quello della DMG targata Sunrise, che se ricorderete ho già utilizzato per realizzare una stola. Questa volta invece ho optato per una maglia e ho utilizzato il colore 307. Come sempre in descrizione vi lascio il link al sito Incentando con i filati, da cui potete comprare il mio stesso filato anche in altri colori. Il colore che ho scelto io, però, come potete vedere, è molto fluo, per questo ho deciso di chiamarla così: ha l'arancione, il fucsia, il verde, il rosso, quindi veramente particolare. Per poter realizzare questa maglia, che è una taglia S, io ho utilizzato tre gomitoli. Mi raccomando, se siete una taglia S però volete fare le maniche lunghe, vi occorrono 4 gomitoli. Taglia M, 4 gomitoli vanno bene sia per farla in questa versione che a maniche lunghe. Taglia L, vi occorre almeno 5 gomitoli. E io ho lavorato con l'uncinetto numero 5. La lavorazione è semplicissima. Si vanno a realizzare innanzitutto due mattonelle, una avanti o piastrelle, come le volete chiamare, una avanti e una indietro. E potete vedere, si realizza veramente semplicissima. Semplice, è un giro che va sempre ripetuto e che permette di allargare la lavorazione. Dovete fare la piastrella larga fino a come le vostre spalle e la dovete fare due, una per il davanti e una per il dietro. Una volta fatte queste due piastrelle vanno cucite ai lati e sulle spalle e poi si continua la parte di sotto e si fanno le maniche. Per la parte di sotto e le maniche ho portato per un punto con i ventagli, quindi una cosa molto semplice, e non ho fatto le maniche né troppo larghe né troppo strette, una via di mezzo. Le ho fatte a giro a mezze maniche perché non le volevo lunghe, visto che ho fatto tanti maglioncini lunghi, volevo qualcosa di più a mezze maniche, e ho fatto lo stesso motivo anche sotto. La lavorazione sotto è in tondo e mi raccomando, nel video vedrete che a un certo punto mi correggo, perché avevo fatto separati i vari ventagli nel primo giro alternando tre maglie alte, ma poi mi sono accorta che qui mi veniva largo, io invece volevo stringere un po', quindi ho sfilato e ho alternato 4 maglie alte invece che in modo tale appunto da stringere un po' la lavorazione, però la tecnica è sempre quella, e anzi mi è servito questo per potervi dire, scusatemi, che se sotto la volete allargare dovete saltare 2 o 3 maglie, se invece la volete stringere dovete saltare più maglie, quindi o 4 o 5, e poi lavorate normalmente. Per me ho alternato, alcune volte ho saltato 4 maglie, alcune volte ho saltato 3, però comunque nel video vi dico tutto. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima ma veramente carinissima maglia vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto e potete beccarmi sia su Facebook, dove mi troverete come Elsa Faccio, o sul gruppo Facebook della Libertà di Incentare Speruzzare, oppure mi potete taggare su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Incentando i miei filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare nuovamente il filato della DMC linea Sunrise, che se ricorderete ho usato già per realizzare la stola. Questa volta ho optato per il numero 307, che vedete è questo gomitolo molto fluo come colori, e lavorerò con l'uncinetto del numero 5. Quello che andremo a fare sarà realizzare due piastrelle o due mattonelle gremmi, quindi una per il davanti e una per il dietro, che poi andremo a cucire e realizzeremo le maniche e la parte sotto della maglia. Allora, e andiamo a fare quindi il nostro primo la nostra prima piastrella. Ah, io lavorerò con l'uncinetto numero 5. Vado a fare il mio anello magico e lo faccio bello largo in questa maniera e vado a fare il giro che io definisco giro base. Prendo il filo, entro dentro, prendo l'anello magico, prendo il filo e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3, anzi 3 catenelle e 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte non chiuse. Una. E 2, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, e ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, vado all'interno dell'anello della cerchio magico e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una e 2, chiudo le due maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2.
3, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. 1, 2, chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, entro dentro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. 1 e rientro 2. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle. 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. 1 e 2, chiudo le 2 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2. Ho fatto questo per 3 volte, devo fare l'ultima volta, quindi posso già tirare un po' il mio anello magico o cerchio magico. Quindi rientro dentro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. 1, 2. Chiudo le 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, posso chiudere il mio anello magico, quindi tiro il filo sotto e vado a fare una maglia bassissima dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi questo è stato il nostro giro base. Vi dovete trovare con 8 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. E adesso andiamo a fare il giro che poi verrà sempre ripetuto. Quindi faremo uno, due giri insieme, due o tre giri insieme per farvi capire bene come funziona. Entro dentro dove ho l'archetto di 3 catenelle, vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro e vado a fare una seconda maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle e 3 catenelle. 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa archetto di 3 catenelle e vado a fare di nuovo 2 maglie alte non chiuse. 1 e 2. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle. 1 e 2. Vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2 e prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2, scusate, 3 catenelle, 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse. Una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte. Una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 2 maglie alte non chiuse. Una e rientro 2. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa archetto e vado a fare di nuovo 2 maglie alte non chiuse. Una e rientro 2. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo, rientro e entro nel dove ho l'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte. Una e 2, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 2 maglie alte non chiuse, una e rientro 2, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro e vado a fare di nuovo 2 maglie alte non chiuse, una, 2, chiudo le 2 maglie alte. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima per terminare il giro. E continuiamo. Secondo giro, entro nell'archetto di 3 catenelle con una maglia bassissima e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, ops, mi sono presa il filo sotto, scusatemi.
rientro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, scusate, 3 catenelle e 3, mi dimentico sempre, sono 3 all'angolo, 3 catenelle, prendo il filo, rientro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, una e 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e 2, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una e 2, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Vedete, ci stiamo andando ad allargare. Quindi entro nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 2 maglie alte non chiuse, 1, 2. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, 1, 2. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2. Vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte. Una, due. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due. Due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. Una, due. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi andiamo nell'archetto di 3 catenelle, andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse. 1, 2. Chiudiamo insieme 2 catenelle, 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientriamo nello stesso archetto, andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse. 1, 2. Chiudiamo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Andiamo nell'archetto di 2 catenelle, realizziamo 2 maglie alte. 1, 2. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, successiva 2, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una, 2, 2 catenelle, una e 2, si ricomincia da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, così terminiamo il giro. Quindi entriamo nell'archetto di 2 catenelle, di 3 catenelle, realizziamo 2 maglie alte non chiuse, una, 2. Chiudiamole, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientriamo, 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare 2 maglie alte, una, 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, 2, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2, e termino il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto, all'interno delle 2 maglie alte chiuse insieme. Ecco, quindi questa è la nostra mattonella che cresce. Adesso io vi faccio vedere come continuare nuovamente, rifacciamo un giro, però vedete che la tecnica è molto semplice. Andiamo a fare sempre nell'angolo i due gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, separati da 3 catenelle. Poi si va a fare 2 catenelle e si vanno a fare 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle e si ricomincia. E questo lo bisogna sempre farlo, e vedete che quindi aumenteranno le maglie alte qui e quindi andrà crescendo la nostra piastrella. Quindi andiamo a fare un'ultima volta, così ve lo faccio vedere. Entro dentro con una maglia bassissima e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Rientro dentro e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro, 2 maglie alte non chiuse, una e due. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Ops, ok. 2 catenelle, 1 e 2. Vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, una, 2. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, 2, 3.
4, 5, 6. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo. Quindi, come vi ho detto, questa è la nostra piastrella e andremo a lavorarla. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro e quindi quanto mi è venuta grande. Tenete presente che dovete arrivare ad avere la larghezza delle vostre spalle. Poi per la lunghezza non vi preoccupate perché una volta fatto anche la mattonella, la piastrella dietro e avendole cucite ai lati, andremo a lavorare anche sotto, quindi ad allungarle. Allora, io ho terminato i miei quadrati, ne ho fatti due di piastrelle e ho lavorato per 14 giri, così il mio quadrato mi è venuto largo e quindi anche alto, perché comunque è un quadrato, 44 centimetri e naturalmente voi potete farlo anche più largo, quindi fate tanti giri quanto vi serve per fare in modo che come larghezza arrivi alle vostre spalle, cioè, la larghezza sia adatta per le vostre spalle. Io adesso devo andare a cucire le due piastrelle e le cucirò in questa maniera, di lato qua e qui e un po' sulle spalle. Di lato cucirò tanto da lasciare circa poi 15 o no 14 centimetri e mezzo liberi qui, perché mi servono per creare le maniche, e poi vi dirò quanto ho cucito qua sopra per poter realizzare lo scollo. Una volta fatto ciò, andremo a lavorare la parte sotto per allungarla un po' e poi anche le maniche. Sono andata a cucire le spalle e ho cucito dall'esterno verso l'interno per circa 12 centimetri più o meno. Diciamo che ho unito comunque 14 maglie alte più una delle due gruppi di maglie alte chiusi insieme, sia da questa parte che da quest'altra parte. Adesso andremo ad allungare la maglia e poi andremo a fare le maniche. Allora, devo iniziare ad allungare la parte di sotto e lavoreremo in tutto tondo. Noi faremo in tutto tondo e andrò a lavorare in questa maniera. Prendo sempre il filo e prendo l'uncinetto sempre del numero 5. Quando io sono andata a cucire, ho lasciato libero l'archetto di 3 catenelle. Vedete, ho cucito partendo da dove ho il gruppo di 2 maglie alte a salire, chiuse insieme, a salire. Adesso entro nell'archetto di 3 catenelle. Prendo il filo e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro e vado a fare 2 maglie alte, una e due. Prendo il filo, salto la maglia alta, salto le 2 catenelle, vado direttamente dove ho la prima maglia alta e di nuovo da fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e rientro 2. Salto 3 maglie alte, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e rientro 2. Salto 3 catenelle e di nuovo vado nella quarta e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. E continuo così fino ad arrivare dall'altra parte e poi vi farò vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Sono arrivata alla fine del giro, come vedete anche qui sono arrivata dove ho la penultima maglia alta, poi sono andata nell'archetto di 3 catenelle, ho fatto il mio ventaglio e quindi posso terminare il giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. E si ricomincia da capo con delle maglie bassissime. Andiamo dove abbiamo l'archetto di una catenella e di nuovo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientriamo, andiamo a fare una seconda maglia alta, catenella di separazione. Rientriamo, andiamo a fare 2 maglie alte, una e due. E poi andiamo direttamente nell'archetto di una catenella del ventaglietto successivo e di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2,
la catenella di separazione, rientriamo e facciamo altre due maglie alte. Benissimo, io continuerò a lavorare così, alla fine vi dirò quanti giri ho fatto e poi andremo a fare le maniche. Naturalmente le maniche lo faremo con lo stesso punto che abbiamo fatto qua sotto, in modo tale da richiamare appunto le maniche con la parte bassa della nostra maglia e al centro invece abbiamo la nostra piastrella. Ho terminato la parte di sotto della maglia e ho lavorato il motivo per 13 volte. Allora, vi devo dire che ho dovuto disfare il primo giro che avevamo fatto insieme perché mi sono accorta che la lavorazione era troppo larga e quindi ho fatto in questa maniera. Invece di saltare 3 maglie, alcune volte ne ho saltate 4. Quindi una volta ho saltato 3 maglie e un'altra volta ho saltato 4 maglie. Questo perché mi dovevo stringere un po' la lavorazione perché mi andava troppo larga e io invece sotto la volevo un po' più stretta. Però, naturalmente, questo ve lo dico perché se vedete che la lavorazione è larga o è stretta, se è larga allora saltate più maglie alte tra i ventagli, se invece è stretta saltate meno a maglie alte, quindi invece di 3 ne dovete saltare 2 in modo tale che la lavorazione sia larga. Quindi io ho fatto in questa maniera, ho sfilato, ho fatto come ho detto alternato per stringere un po' la lavorazione e poi ho ripetuto il giro normalmente come avevo detto per 13 volte. Adesso possiamo fare quindi le maniche. Per realizzare la manica utilizzerò sempre lo stesso filato, sempre uncinetto numero 5, andremo a fare lo stesso motivo che abbiamo lavorato per la maglia per la parte sotto della maglia. Non sono ancora convinta di fare delle maniche lunghe, forse farò più delle maniche a 3/4, però naturalmente vi farò sapere quanto lavoro la farò lunga. Detto ciò, possiamo andare a fare quindi la nostra manica e io parto dal sotto. Ups, scusatemi, stavo per fare un danno esagerato. Parto da sotto dove ho fatto la cucitura, quindi non dalle spalle ma da sotto, mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle. Quindi una, due tre. Prendo il filo, rientro e vado a fare di nuovo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte. Una e due. Prendo il filo, salto 3 maglie alte, una, due, tre, entro nella quarta e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi due maglie alte. Una e rientro 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e ricomincio da capo. E devo fare questo per tutto il giro. Mi raccomando, per chi deve fare la manica, se volete allargarla un po', allora invece di saltare 3 maglie, saltatene 2. Se invece avete bisogno di stringere la lavorazione, invece di saltare 3 maglie, ne saltate 4. Questo a seconda di come volete fare la manica. Io adesso continuo a lavorare, vi dirò alla fine del giro quanti ventagli ho, in modo tale da rendervi un po' conto a seconda della mia taglia, voi quanti ventagli in più vi servono oppure no, e poi naturalmente dopo vi farò anche vedere quanti giri ho fatto. Sto finendo il mio primo giro e vado a fare naturalmente una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Di ventagli io ne ho fatti 10, in realtà potevo farne 11, ma poi mi sono accorta che la manica veniva troppo larga e io voglio una via di mezzo, quindi né troppo stretta né troppo larga, e quindi 10 ventagli vanno più che bene. Per iniziare il secondo giro facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto sotto, quindi delle maglie bassissime fino ad arrivare all'archetto di una catenella e poi andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientriamo una seconda maglia alta, catenella di separazione e rientriamo altre 2 maglie alte, una e due, e poi si va direttamente al ventaglio successivo andando a fare sempre le 2 maglie alte. La catenella si rientra altre 2 maglie alte. Continuiamo così, quindi io continuo a lavorare, alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e se ho fatto alla fine delle maniche a 3/4 o delle maniche lunghe.
Allora, io alla fine ho deciso di fare una mezza manica, mi arriva al gomito e ho ripetuto il motivo per 17 volte. Adesso andrò a fare la seconda manica e la mia maglia sarà terminata perché attorno allo scollo non farò alcun tipo di bordino.